Buonasera. Buonasera Presidente Ferrero. Buonasera. Complimenti intanto perché questa settimana ha vinto il Radicchio d'Oro, no? Come personaggio del momento, quindi se vuole dire... Grazie. Bene, grazie. Per questo premio. Benissimo, è un premio prestigioso, il Radicchio d'Oro. Sono felice. Bene, benissimo. Se lo ricorda lei? Chi? Il grandissimo. Chi? Beh, Vittorio De Sica. De Sica. Vabbè, quando vinse l'Oscar per Miracolo a Doria. No, è Miracolo a Milano. Però allora, quello che lei ha in mano però è un radicchio vero, non è d'oro, no? Che lei dovrebbero averglielo dato d'oro. No, ma non gliel'hanno dato a lei. Quello lì è vero, è strano perché... Dai, non facciamo polemica. No, anzi non era una polemica, era proprio invece... Cosa c'è? Lo senti il coro dell'Antoniano? No, guardi, non c'è nessun coro, non c'è niente. Comunque voglio la pace nel mondo e rimanere sempre me stessa. Me stessa. Del tra fra. Sì, ecco, no, però se volessi approfittare... Questo è il mio profilo destro, questo è quello sinistro. Non state. Dovrebbe girarsi, Presidente Ferrero, se si può girare perfetto, no. Comunque il premio è molto importante che le hanno dato. Lei tra l'altro l'ha vinto insieme a Don Ciotti, no? Ecco, grande, ecco, sì. Te le ricordi? Le telecronache di Don Ciotti? No, quello era Sandro. Ecco, entra nella fascia, passa Scartannel. Non erano così, però è un premio importante, che è bello che l'abbia condiviso con Don Ciotti. Se però vuole approfittare Mi tieni la mano? No. Mi sento più sicuro, come fai? La prego, no. Chi sei, Variale? No, non sono Variale, se invece vuole approfittare... Non ti preoccupare, guido io. No, non sono... No, maresciallo, dai. No. Senta, allora, prego. Il premio Radicchio d'Oro. Torniamo al premio, no? Me la fa dire una cosa? Ecco, sì. Me la fa esprimerla? Sì, gliela faccio esprimere. Questo premio mi ha toccato il cuore. Quella non è il cuore, non è il cuore lì, però è bello questa, Gli hai portato i testi, i gnomi? No, ma non c'è niente, che gnomi, non ci sono. Occhio che sono fissati con gli anelli. Sì, ma non ci sono. Ar con Anas Icecat. No, se lo ricorda il musical. Ma non può dire qualcosa di tipo... Treviso, terra del samba. Ma no, non è... Con i suoi mulini a vento. No, allora, non ci sono i mulini a vento. Da. No, senta, però parliamo invece di sport. Sarà contento che l'1-0 con l'Albania è opera di Okaka della Samp, no? Beh, dai. Okaka, il grande capolavoro giapponese. No. Come dice il nome? No. Io c'avevo una moto giapponese. Stefano Okaka è italiano, è nato a Castiglione del Lago e ha anche un passaporto nigeriano. Questo nigeriano in ascolto... No. Rivuole il passaporto. Ma non lo rivuole. No, ma no. Okaka ha sbagliato. No, non processiamo. No, ma ha segnato, non ha. Ma guardi, Sì, no, ma guardi. Veramente, se una cosa ai tifosi chiara, limpida, fa una cortesia. Se lo ricorda? Sì. Come dice il grande Gesù? Sì, vabbè, certo. Ciao Chris. No, che lasci stare. Come diceva Gesù. Diceva. Chi è senza è un peccato, dai! No, non diceva così. Comunque, no, vabbè, adesso, senta, la vera notizia della settimana è il suo tentativo di riportare Cassano a Genova. Dove? A Genova. Mai sentito, che è? È tipo Mirabilandia? No, a Genova. Se non lo ricorda quel film? Ma no, perché dobbiamo parlare? Gioventù blucerchiata. Bruciata. Con James Dean Drone. No. Avanti. No, James Dean. Me lo togli sto campanello. Ma non c'è nessun campanello. Saluto al grande James Dean. Che so che viene sempre allo stadio. Ma è abbonato. No, non vorrei, ma è morto. Povero Cassano. No. Gal. Cassano. Gal. Ma che Gal? No, non è Cassano. No. Cassano è vivo. Però, se potesse dire qualcosa... Vogliamo ricordarlo come merita. Ma chi? Ma dai, facciamolo. Ma chi? Cosa? Dica una cosa, un'ultima cosa.
cosa sta... Puti, puti. Ma che puti? Mi hai messo dentro di questi piccioni. Ma no! Andrea Zalone!